e telespettatrici, buonasera, siamo alla terza puntata di Silver Sport Volley. Questa sera ospiti in trasmissione abbiamo Mister Caristi del F Volley, Carmelo Spinella, allenatore del Volley dei tuoi anni, e la giocatrice dell'Ionio Volley, Laura De Mestro. Iniziamo subito leggendo i risultati della Serie B2 Girone I. Remapping Gallico, Camarina vittoria 3-0, Planet Strano, Andros Palermo 3-2, Kermes Pezzano, Pizzo Dream Volley 3-2, Olimpia Siracusa, Golem Software 3-1, Pasta Prime Luci, Castelvetrano, Noma Volley, Santo Stefano 3-0, riposano F Volley e Pallavolo Sicilia, Catania. Per una classifica che ha in testa l'Olimpia Siracusa con 12 punti, seguito dal Planet Strano 10 punti, F Volley, Kermes Spezzano 9 punti, Pasta Prime Luci Castelvetrano 8 punti, Remapping Gallico, Golem Software 7 punti, Andros Palermo e Pizzo 4 punti, Pallavolo Sicilia 3 punti, Noma Volley 2 punti, Camarina Vittoria 0 punti. Andrea Caristi, prima domanda, l'Olimpia Siracusa 12 punti, 4 vittorie su 4 giornate, perché per la logica di quest'anno dei due riposi vincolati alle due defezioni ci sono state, ha giocato 4 partite invece delle 5. Farà come Make Service 2 anni fa e come Agrigento l'anno scorso, secondo te? No, non credo che abbia quelle capacità, non ci sarà nessuno quest'anno che arriverà imbattuto, a differenza della passata stagione. Sono una buona squadra, competitiva sicuramente in tutti i fondamentali, e daranno vita da torcere a tutti fino alla fine. Hanno vinto nel big match della quinta giornata col gol di Michele in testa per 3-1. Credo partita molto, molto sofferta. Sai notizie della partita? No, combattuta? Non è stata particolarmente combattuta. L'hanno giocata punto a punto in alcuni set, in altri no. Diciamo che è stata decisa in alcuni episodi favorevoli al Siracusa. Ma ci racconto di sto campo del Siracusa molto caldo, il tifo molto caldo, reale, sai? No. Non è vero. Per cui noi siamo con 9 punti con 3 partite, sostanzialmente potremmo anche essere passivi. Con 4 partite. Con 4 partite, sì, ci troviamo nell'alta classifica. Credo sia un... Anche la penultima potrebbe essere seconda in classifica, perché ha fatto già i due riposi, quindi è una classifica per cui da non guardare assolutamente fino a dicembre e gennaio. Assolutamente, perfetto. Situazione in infermeria dell'F Volley, come siamo messi? È piena. Recupereremo Floriano, Cosentino, però una Fo, ma sicuramente non recupereremo Sara Casale. Allora, l'appuntamento logicamente è per sabato 23 ore 18:30, Pallavolo, giochiamo col Remapping Gallico, perciò Genovese e compagni. Vuoi dire qualcosa su questa squadra? Genovese è la persona di esperienza di questa squadra, poi sono ragazzi giovani interessanti, qualcuno rappresentativa regionale calabrese, una posta molto alta e forte, una squadra ben organizzata con un allenatore giovane però molto preparato, che l'anno scorso è andato verso con il Pizzo. Perfetto, credo che per la B2 abbiamo chiuso. Passiamo a solo una piccola menzione per la Pallavolo Messina, che è la serie B1, la squadra più rappresentativa, non la più rappresentativa perché noi abbiamo anche una 2 a Pro, però giustamente noi facciamo solo la parte ionica del volley, per cui diciamo che la Pallavolo Messina purtroppo ha perso per 3-0 con l'Aeronautica Militare, con parziali abbastanza netti, e si trova penultima in classifica con 2 punti con 4 partite giocate. Passiamo alla Serie C femminile, Girone B. Risultati: Messina Volley, AS di Volley 96-3-2, Juvenile Catania, Sacca Trasporti 0-3, Liberamente Cicatena, Domenico Savio 1-3, Life Electronic Giarra, Ionio Volley 3-2, Caffè Lorele Toianni, Messana Tremonti 1-3. Cosa dire di questa terza giornata del girone C della femminile? Io sono andato a vedere la partita di Le Toianni fra il Caffè Lorele e la Messana Tremonti. Devo dirvi sinceramente che sono rimasto molto deluso. Io
devo dire, molto basso di pallavolo. Non ho visto la pallavolo che vedevamo l'anno scorso con l'F Molli. Due squadre, era una lotta chi sbagliava di meno. Ho parlato alla fine con col coach Trimarchi e mandiamo gentilmente l'intervista. Siamo in compagnia di Francesco Trimarchi, coach della Messana Volley di Messina. La partita è finita 3-1 qui alle Doiane, bella vittoria mister. Un'impressione su questa partita, mi è sembrata un po' strana, molto combattuta secondo me, ti mancava la Giovenco ho visto, dimmi le tue impressioni. Sì, mi mancava la Giovenco innanzitutto, che ha avuto un piccolo intervento e adesso aspettiamo che torni presto. E abbiamo fatto due brutte settimane perché noi abbiamo anche riposato, quindi non siamo riusciti un po' a trovare il ritmo, perché abbiamo fatto la prima e poi abbiamo staccato subito, e lo sapevamo che qua era dura perché loro comunque sono una squadra inquadrata, una squadra che comunque gioca, il campo è difficile, e il risultato alla fine contava, il nostro gioco non è stato dei migliori, abbiamo visto di migliori quest'anno, però va bene così, i tre punti sono tre punti d'oro. No, facciamo un'analisi del campionato, già l'ho fatta con mister Prestipino e con Giovanni Russo. Io credo che dai risultati già si comincia a delineare una certa classifica, con Barcellona, Savio, poi Giarre e Roccalumera. Tu cosa ne pensi? Io penso che è prestissimo, penso che la nostra squadra può fare tanto, che dobbiamo fare ancora tanto lavoro perché ancora alcune cose non sono perfettamente oliate. Sicuramente sulla carta Barcellona e Giarre dovrebbero avere un passettino in più, poi Messina Volley, Savio, noi e anche Roccalumera potremmo dire la nostra, ma ancora è presto. Ora ci sono 9 gare di fila da qui a Natale, anzi 8 gare di fila da qui a Natale, ed è importante vedere come le gestiamo queste 8 gare tutti, e poi a Natale forse possiamo fare i primi conti. Una nota di merito per la tua palleggiatrice, la eterna ragazzina Paola Toscano, vista palleggiare stasera sempre al solito altissimo rendimento. La mia palleggiatrice è sicuramente un valore aggiunto per questa squadra, è sicuramente un valore aggiunto per questa serie, è una persona che si sta mettendo a lavorare dal primo momento insieme a me, e sono veramente felice, sono felice di tutte comunque, sono felice di tutte. Grazie mister! Come avete sentito l'intervista, il coach Trimarchi lamentava le assenze, perché anche loro hanno la problematica di una squadra mancante, che è il Santa Lucia, che ha il Santa Lucia del Mela, che lui all'ultimo momento non ha partecipato al campionato, per cui ha dovuto riposare 15 giorni, poi ha avuto molti infortuni, fra l'altro la sua banda titolare si è dovuto operare di tiroide all'ultimo minuto, per cui aveva questa grave carenza. Ma parliamo con Laura De Vesti di questo big match della terza giornata, che era la partita fra Giarre e Ionio Volley. Laura, raccontaci un po' l'andamento di questa partita. Purtroppo 3-2, vincevate 2-1. Vincevamo 2-1 e purtroppo abbiamo avuto molti alti e bassi. Pensavamo di portare a casa più punti, 3 punti, soprattutto dopo il terzo set. Il quarto l'abbiamo iniziato bene e poi purtroppo abbiamo avuto una sorta di blackout. Però diciamo non ci possiamo lamentare di questo punto, perché il Giarre è una squadra organizzata e le atlete sono molto brave. Quindi tutto sommato possiamo essere soddisfatti, questo non toglie che dobbiamo comunque continuare ad allenarci e a vincere tutte le altre partite. Allora, la classifica dopo la terza giornata dà 8 punti Messina Volley, Life Electronics Giarre. Ionio Volley 7 punti, Sacca Trasporti, Messana Tremonti e Domenico Saio 6 punti, Juvenile Catania 3 punti, Aleste di Volley 1 punto, Polisportiva Nino Romano, Caffè Lorele Toianni e Liberamento Cicatena 0 punti. Ma anche qui ti chiedo di darmi una visione generale di questo girone della Serie C. Io l'ho chiesto sia all'allenatore del Savio, sia all'allenatore della Tremonti, sia al tuo allenatore Sandro Prestipino. Io resto convinto della mia opinione, poi vedremo lungo il cammino del campionato se sarà veritiera, che secondo me il Messina Volley e il
SK Trasporti di Barcellona sono le squadre più titolate di questo campionato. Sì, pure secondo me è così, anche se noi abbiamo dimostrato di essere abbastanza competitive e comunque anche altre squadre secondo me si faranno sentire in questo campionato. Come abbiamo visto comunque nella partita delle Doiani, anche le Doiani un po' si è svegliato, certo non ai livelli del Barcellona, però si è fatto sentire contro il Tremonti, che comunque è sempre una squadra di alti livelli. Andrea Caristi, Barcellona, Marcello Spinelli 13 punti, la Caruso 15 punti, secondo te sarà top leader di questa giornata? Non hai idea, non hai informazioni? Non ho informazioni in merito, ma i punti lascio il tempo che trovo, se non analizziamo anche gli errori, quindi possiamo aver fatto 13 punti. Però stessa formula dell'anno scorso, come la nostra, si passa dalle forze causine negli scontri dei punti. La formula è quella, è nota, quindi a prescindere se manca una squadra, chi programma lo sa prima, quindi bisognerà capire poi negli scontri diretti chi arriverà ben organizzato e in forma soprattutto. Ti faccio una domanda che ho già ripetuto nelle prime due puntate. Questa crisi economica che si sta falcidiando parecchie squadre, speriamo si fermi, bisogna puntare sul vivaio per avere minore spese, cosa ne pensi? Dobbiamo ricordarci che noi facciamo attività così sportiva dilettantistica. Se c'è ancora gente che pensa che sia un lavoro al professionismo, ti posso assicurare che già in Nord Italia questa cosa qua non è più recepita così in B1 da tanti anni. E mentre una volta ci si allenava alle 3, alle 5 del pomeriggio, adesso anche in B1 si allena meno volte e in orari dopo le 8, quindi orari post lavoro. Il vivaio è la continuità, sicuramente, a prescindere che tu sia una società di Serie A o di terza divisione. Il ricambio generazionale è un effetto naturale, quindi le società si devono attrezzare su questo, a prescindere che uno faccia la Serie B o la Serie A piuttosto che la Serie D. Quindi il ricambio generazionale ci deve essere in ogni caso, quindi questo sempre continuare con l'attività giovanile darà linfa sempre alle società, chi ha chiuso perché non aveva il momento per poter andare avanti. Carmelo Spinella, prima di dire i risultati della classifica del girone C, della serie C del girone B maschile, anche tu quest'anno hai avuto alle tue anni una rivoluzione quasi completa della tua formazione rispetto all'anno scorso. Mancano i vecchi e fatti una squadra abbastanza giovane. Sicuramente, mancano almeno 3-4 ragazze dal sestetto base. Abbiamo deciso con il presidente Soraci di puntare su ragazzi più giovani e alcuni che si stanno riprendendo ora dopo infortuni comunque, e sì, si punta sicuramente su ragazzi giovani e cercare di limitare le spese. Senti, questo girone è incredibilmente grande, Ragusa, Siracusa, Messina, Catania, cioè veramente sembra che questa crisi economica abbia un po' falcidiato molte società. Sicuramente. Credo che la formula sia diversa rispetto al femminile, perché la prima salta direttamente. Sì. Per cui su un girone di 12 squadre immagino che la lotta. Sì, io sarà conosco molte delle squadre che stanno disputando il campionato quest'anno nel C, perché erano negli altri gironi. Quindi non ti saprei dire chi sarà la squadra leader del campionato. Ci sono molte squadre comunque che sono livellate o che hanno 2-3 giocatori fortissimi e il resto ragazzini piccoli. Parlaci della partita di Nicosia, che si è sconfitta per 3-1. Una squadra con due elementi che giocavano in B1, due giocatori sicuramente al di sopra della Serie C. Quindi con un palleggiatore e due attaccanti, già una squadra di Serie C riesce a portare in casa il punteggio di, cioè a portare la partita al proprio bottino, diciamo. Primo set 25-23, ormai. Sì. C'è da precisare che noi veniamo dalle zone di mare e già a Nicosia c'era una temperatura di 8 gradi circa, quindi una differenza. Siamo arrivati e il tempo di riscaldarci non è bastato. Sembrati quasi non freddi, diciamo, però mentre loro erano abituati, noi abbiamo faticato un po'. Comunque il primo set l'abbiamo perso noi per alcuni errori, perché stavamo lì. Dove giochi settimana prossima? In casa contro una squadra di Catania, credo, che abbiamo giocato già in Coppa, ed è una squadra. Sestetto titolare, media età della tua squadra?
guarda, precise come età, non so dire, non te ne so dire precise, comunque no, sicuramente il libero che ha 15 anni e altri due ragazzi che ne hanno 18. Ricordiamo che libero è suo nipote che ha fatto il trofeo di giurno e l'avvenire della Riviera Ionica. La domanda più importante che ti faccio, credo che la Riviera Ionica dal punto di vista la Riviera, Santa Teresa di Rio, che ha dei trascorsi storici credo, di pallavolo maschile, cosa facciamo? Ci mettiamo mano nuovamente per ricreare questa cosa? Credo che bisogna ripartire dal minore, Santa Teresa, come questo, ma ci vuole una struttura societaria, lanciamo un appello ai volenterosi della Riviera Ionica con tutta Santa Teresa. O dalla terza divisione alla Serie A, se non ci sono i settori giovanili e in primis se non c'è una dirigenza, perché ci possono essere centinaia di bambini, ma se non ci sono tecnici competenti e una dirigenza alla base, non si riuscirà mai a portare una società stabile e ad alti livelli. E allora lanciamo l'appello a persone di buona volontà perché si ricrei una società di pallavolo strutturata a Santa Teresa per far ripartire il posto. Posso riallacciare la società di cui faccio parte, presidente Cioffi, praticamente per invogliare i ragazzini in questo momento di crisi abbiamo deciso già da qualche anno di non far pagare la retta mensile ai ragazzini, offrendo noi stessi tutte pantaloncini, magliette. Questo per venire incontro sia ai ragazzini che sono di Santa Teresa e anche parecchi ragazzini che comunque sono ex volontari, perché noi andiamo sempre a dimenticarci che il nostro paese sta iniziando ad essere veramente multinazionale. Perfetto, Laura De Mestri, dove giocate settimana prossima? E alle Doiane, no, giochiamo in casa contro le Doiane. C'è cioè il derby, bellissimo, no, dovrò venire per forza di cose a venire questa partita alle 18. Alle 18 a Rocca Lumara, a Nizza. A Nizza, ho giocato a Nizza, perfetto. Allora, chiudiamo, diciamo prima i risultati della Serie C maschile di girone B. Social Volley Sanzio CSI Milazzo 3-0, Pallavolo Messina Social Volley 3-1, Group Volley Catania Giarratana 3-1, Aquila Bronte Carmentini 1-3, Nicosia Volley ASD Volley Letoianni 3-1, Ione Team Riposto ASD Papino 1-3, Ottica Sottile Barcellona Fiamma Calvaruso 0-3, per una classifica che dà la Fiamma Calvaruso con 9 punti, il Papino Volley e il Carmentini con 8 punti, Social Volley Sanzio e Nicosia 6 punti, Pallavolo Messina 5 punti, Ionia Team Riposto, ASC CSI Milazzo e Ottica Sottile Barcellona 4 punti, Volley Letoianni, Giarratana e Volley Catania 3 punti. Chiudiamo con l'apertura del campionato della Serie D femminile Girone D, dove milita la squadra satellite della FA Volley, la Polisportiva Santa Teresa. Purtroppo la prima giornata non è andata molto bene, hanno perso il palabucolo per 3-1. Ho parlato con il mister Scala che mi diceva che purtroppo la ricezione è totalmente sfasata, la squadra si è imballata e hanno perso nettamente. Speriamo bene per la prossima giornata e per il proseguo, perché fra l'altro la squadra è fatta tutta o quasi tutta da giovanissimi. Dopo aver detto dei risultati della classifica della Serie D, diamo un saluto ai nostri ospiti in sala, Laura De Mestri, Carmelo Spinella e Mister Caristi, e salutiamo i gentili spettatori e le gentili spettatrici e diamo appuntamento alla prossima puntata di Silver Sport Volley.